Questo programma è prodotto in collaborazione con... Da School, bentornati a una nuova puntata. Una sorpresa vi era stata annunciata, l'avete vista nei demo. Quando mi è stato presentato il progetto di Billiard School, mi è stato chiesto di cercare di portare a vostra conoscenza, a conoscenza degli appassionati del biliardo, i segreti della palla frontale, e mi è stato chiesto che ospite scegliere, cioè quale giocatore avrebbe potuto nel miglior modo insegnarvi i segreti delle colpiture frontali. Non potevo che scegliere la persona che fra qualche secondo vedrete. Il suo soprannome è la Tigre di Torchiarolo, brindisino di nascita, adozione del mondo, l'uomo dei record, una persona che ha vinto un campionato del mondo, un campionato europeo, un campionato italiano nel medesimo anno, record di BTP vinte, considerato colui che ha innovato e rivoluzionato il gioco sulla colpitura frontale. E sto parlando proprio di lui, di Crocifisso Maggio, e eccolo qua vicino a me. Innanzitutto Fisso, grazie per aver accettato il nostro invito. No, grazie a voi e grazie anche a questo qua, il mio sponsor è Giuseppe Pandinelli, che naturalmente è Bet Italy. Allora, che cosa vedremo oggi? È una puntata particolare, sentirete poco la mia voce. Crocifisso si metterà sul biliardo e vi racconterà qual è il suo modo di interpretare schematicamente ed in un modo semplicissimo la palla frontale. Sentirete praticamente soltanto la sua voce. Andrà alle esecuzioni, prima ve le racconterà e poi vi racconterà anche come dovrete fare per eseguirle. Però adesso gli chiediamo una cosa: come hai fatto ad arrivare a questo modo di interpretare in modo così semplice l'esecuzione frontale? Allora, come ben tu sai, il rimpallo di terza passata è sempre in agguato, no? Allora, fino al 95-96 io ero uno, esponendomi sempre al rischio delle raddrizzate, filotti e sfacci, a prenderne tanti. Poi un giorno mi sono detto, devo ricordarmi bene quando mi esce il tiro perfetto. Mi sono messo telecamera, specchi, dietro, perché all'epoca tenevo la possibilità di avere un biliardo in casa, e di conseguenza dopo due o tre anni ho raggiunto una consapevolezza che tutto fa parte praticamente del movimento del braccio, dove devono andare a finire l'avversa e la propria. Quindi, amici del biliardo, non pensate, e questo lo dico sempre anche durante le lezioni, che anche il giocatore dotato del talento, un giocatore dotato del talento immenso di cui è titolare Crocifisso Maggio, non si allena e non studia. Ha studiato, come avete sentito, determinate posizioni e adesso ce le regalerà in questi video. Allora andiamo sul biliardo e vediamo quali sono i segreti di Crocifisso Maggio. Questo si chiama una raddrizzata a scambio. A scambio che significa? Che noi partiamo praticamente con la nostra dal rettangolo sinistro, giusto? E la portiamo nel rettangolo destro. L'avversa dal rettangolo sinistro va nel rettangolo destro e ritorna. Questo si chiama lo scambio.
Allora, per quanto riguarda l'impatto delle biglie, l'impatto delle biglie ci sono la biglia divisa in tre settori, ore 6 tipo orologio, ore 5 e ore 7. Allora, in questo caso necessita le ore 7 di orologio. Ma se noi spieghiamo ai nostri telespettatori tutte le funzioni praticamente del braccio, ci stiamo qua 2 ore. Noi li facciamo vedere, tanto proveranno tutti quanti e se ne renderanno conto loro, diciamo, dal movimento che poi deve fare il braccio. Per il momento io posso dichiarare qua Castello, pallone da 4, è messa. Questo si chiama sfaccio a rovescio, biglie in due rettangoli, destra e sinistra, la nostra battente sul rettangolo sinistro, l'avversa si trova sul rettangolo destro, quindi dobbiamo portare noi l'avversa dal destra verso sinistra, di conseguenza sulla nostra tutto taglio a destra e l'impatto su palla piena, con la presenza del pallino. Sempre il discorso che abbiamo fatto poc'anzi, si può fare il pallino o rinunciare al pallino da 4 per fare la messa. In questi casi io decido a rinunciare al 4 per fare la messa. E giochiamo lo sfaccio praticamente a rovescio. A differenza praticamente del rovescio e a differenza praticamente dello scambio, si trova nell'intermezzo fra scambio e rovescio, quindi si chiama solamente raddrizzata. Allora, l'avversa si trova in prossimità, diciamo, del castello. Qua c'è un effetto specifico, significa l'effetto specifico è rotazione a colpo in testa. La forza inerzia delle due biglie praticamente è da aprire l'avversa, nel frattempo buttare la nostra sulla lunga a livello del diamante in cui si trova in questi casi il 30 e cercare di fare 30, 30, cambia l'effetto e centro. Questo si chiama sfaccio a colpo in testa. La biglia battente, la nostra, deve prendere già una traiettoria sull'impatto che deve ruotare così, non così. In poche parole, per far sì che la nostra faccia quel movimento, è come se dovessimo tirare con la stecca 2 o 3 volte. La stecca non bisogna lasciarla sulla biglia, bisogna proseguire nella penetrazione a colpo in testa. Un tiro in apparenza molto semplice, però quando ci dobbiamo fare l'acchitto, compreso me, in tiro di chiusura, questo diventa un tiro difficoltà da 0 a 10, 7, 8. Però vi racconto praticamente i due acchitti fatti da me, o in chiusura, oppure quando c'è l'arrivo sul pallino. Questo lo faccio di colpo in testa e ve lo spiego in un modo talmente semplice, anche se vi sembrerà molto difficile, però se capite bene, dovete sapere che tutte le stecche, compresa la mia, sbandano o tagliano se vogliamo noi.
c'è qualcuna predisposta già a sbandare, a tagliare, però in grosso modo ultimamente le stecche sono tutte di un livello altissimo. C'è il modo per far sbandare la stecca, questo si chiama colpo in testa a far sbandare la stecca. Quindi noi teniamo punti di riferimento che sono 10 delle corte, la battente, la nostra, la mira, ore 6 a rimpallare. E come vi ho detto poc'anzi, il colpo in testa a reverse è uguale, identico tiro. Bisogna tirare due volte, praticamente come se inseguissimo la nostra, no? Con la stecca. Vediamo. Adesso invece proviamo l'acchitto classico. In questa posizione la stecca verso destra e l'impatto su palla piena, sulla gialla, da non andare più sulla corta ma bensì di colpo sulla lunga. Posizione ottimale di questo tiro, seguire sempre la numerazione su 14-15, questa è la posizione ideale. I tiri delle brutte figure, siccome che sembrano in apparenza calci di rigore, però come vi posso garantire che sia per me che per tutti, rigori a biliardo non ce ne sono, anche perché tutti quando vediamo un errore clamoroso, ma come si fa, ma come non si fa? Vi posso garantire che succede pure a me. Dipende dal tasso di concentrazione, dipende da quello che ci serve sul tiro. Dritto per dritto, se noi giochiamo senza taglio rimpalliamo. Quindi la stecca va posizionata centro della biglia e mirare sul centro dell'altra biglia, quindi ore 6 e ore 6. Il trucco di questo tiro è il braccio destro, la funzione, che si sposta un millimetro verso la parte del taglio. Stop. Concentrarsi e tirare. Quel millimetro di taglio fa sì, praticamente, che questa apre la traiettoria di una biglia e in candela dietro al castello si è tirato 3,5 giri, 3 giri. Però se a noi servono 10 punti bisogna fare questo tiro. Se ci serve la copertura dobbiamo giocare di 3 giri, dove dobbiamo rallentare l'avversa e far sì che la nostra la portiamo più al centro possibile. Dobbiamo giocare di 3 giri e dobbiamo cercare di proteggerci, nel senso di fare copertura. Ora, quando si deve fare la copertura, il tiro sempre diventa leggermente più difficile perché dobbiamo giocare con 2 biglie, non con una biglia. In questi casi bisogna prendere la biglia piena dal lato opposto e con un minimo di taglio, no? Cercare di fare proseguire la nostra diritta per poter far sì che si centralizzano le biglie. La vicinanza praticamente alla sponda non ci fa sviluppare il rovescio come il primo tiro che abbiamo fatto. La prima cosa è la mira, tipo rovescio. Impostarsi praticamente su palla piena e fate attenzione al braccio. Spostare verso il taglio. In questi casi la biglia va tagliata, no? Verso sinistra. La forza per incandelare e nello stesso tempo usare leggermente la spalla. Questo non è un rovescio dove va giocato solo di polso, va giocata di spalla, così.
Mi sono accorto di tante steccate perché ci faccio tanto caso quando tirano anche gli altri. Molte steccate erano perfette, solo con la forza sbagliata. Questa è una forza che si gioca di tre giri, Gianluca. Vediamo. Allora, per fisica Gianluca questo tiro non ci dovrebbe stare, però per ragionamento logico, no? C'è il passaggio ed è anche agevole. Se noi arriviamo praticamente di un mezzo vortice sulla nostra, nell'impattare, no? La nostra, la battente, la bianca si sposta e l'avversa dopo aver toccato la prima sponda incomincia a prendere quel massè, però è un massè diciamo talmente delicato che l'occhio non potrebbe vedere. Così. Questo tiro è come dice il mio amico Gianluca Nascimbene, raggizzata alla maggio. Ciò significa porzione di biglia. Qualche volta nel pubblico è trovato questo tiro con delle persone davanti che nello scuotere la testa vedevano che io miro fuori biglia e si chiedevano ma la tocca o non la tocca oppure praticamente fa una magia. Allora il fatto che io sto tutto taglio sul filo della biglia, questo taglio dovete capire che è taglio a sbandare. Perché se gioco di braccio o di polso io non la tocco la biglia, ma se gioco di spalla, oltre che tocco la biglia dove mi serve, in più evito il pallino e posso fare 13 di terza nel ritorno. A differenza di prima, giochiamo la raggizzata al rientro a porzione di biglia, dove la nostra impazzisce che fa lunga, 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 lunga sinistra, mia, l'avversa deve ritornare sulla mia destra. Ed eccoci qua, ritornati nel nostro angolo di commento. Sicuramente vi sarete divertiti insieme alle esecuzioni del nostro grande crocifisso, che ci ha fatto vedere nel modo semplice, il più semplice possibile, come si possono eseguire anche tiri discretamente difficili. Però io adesso a fisso devo strappare una promessa: siccome non solo i filotti fanno parte delle esecuzioni frontali, ci devi promettere di ritornare e di farci vedere qualche esecuzione anche di giro e di traversino. Ma sinceramente con un partner come te, ma non mi aspettavo che sapessi tanto del biliardo e che oltretutto apprendi molto in fretta. Ti devo fare i complimenti. Allora io ringrazio per i complimenti fisso e lo ringrazio anche perché mi ha dedicato 2 ore oggi dove mi ha aperto molte porte, ha acceso molte lampadine. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Billiard School e chissà che nelle prossime puntate rivedrete il nostro Crocifisso Maggio. Alla prossima.